Ok, allora è tutto pronto per la premiazione. Luca, farò la tua asta da microfono. Allora, iniziamo con la premiazione della gara singola maschile. Premiando Antonello Paola con un tempo di 7 minuti, 55 secondi e 50. Complimenti davvero, bravissimo. Perfetto, ci spostiamo un po' più a favore di camera, ragazzi, un po' più in qui, così anche gli amici da casa ci possono seguire. Mettiamoci un po' più... Luca, vieni. Ecco. Complimenti, bravissimo. Continuiamo con la categoria femminile singola, con Ilardo Santina, 8 minuti, 39 secondi e 69. La premiamo sempre grazie alla ProAction, anche con un borsone di prodotti. Complimenti. Passiamo alla categoria squadre. Ha vinto la squadra dell'Athletic Center, composta da Macaione Antonello, Castrovinci Dario, Culotta Riccardo, Danne Elisa e Ilardo Santina, con 4 punti su 7. Complimenti ragazzi, venite a ritirare il premio. Oh, che belle medaglie, veramente. Volevo sentire anche un commento a caldo del responsabile della palestra. Allora, com'è andata, Angela, com'è andata questa giornata di sport? Mettiamoci a favore di camera. Ma secondo me è stato... Susi, scusa. Sì, è un successo. Loro hanno lavorato cioè davvero tantissimo, Maria, e tanto di cappello sia a Maria che Bruno, che hanno avuto questa iniziativa. E quello che c'era sul manifesto Unito per lo Sport, secondo me loro l'hanno raggiunto. Anzi, noi l'abbiamo raggiunto tutti, perché abbiamo lavorato con una squadra. Quindi... io sono soddisfatta sia con la vittoria o senza, cioè, quindi secondo me è stato un gran bel evento. Bene, è proprio così, insomma, lo sport, magari il calcio fosse come questo sport, no? Come il fitness. Bene, complimenti ancora ragazzi. Luca, continuiamo volendo ringraziare anche le palestre che hanno partecipato con noi. L'H2O di Palermo, viene Sebastiano come responsabile a ritirare una targa. Sebastiano, prego, accomodati da questa parte. Sebastiano, che è una delle palestre che ha collaborato con noi, che è l'H2O di Palermo. Sebastiano, anche per te una bella targa, commento a caldo su questa giornata. Tanta voglia di divertirsi, gente molto preparata, spero che si ripeterà una seconda edizione e non mancheremo. Una location splendida, una giornata meravigliosa. Non è mancato nulla. Bene, complimenti. Vieni Luca, vieni da questa parte, le fotografie di rito, adesso c'è un'altra bella targa. Vogliamo ringraziare anche i nostri sponsor come la Pesce Azzurro di Cefalù, che ci ha aiutato e ha contribuito nella realizzazione di questa manifestazione. Chiamiamo Tiziana Cascio. Tiziana, dove sei? Buonasera Tiziana, grazie per il supporto a questa manifestazione. Pesce Azzurro sempre attenta a tutte le manifestazioni di Cefalù, sempre indispensabile quasi direi in questi ultimi tempi. In pochi a Cefalù, in verità. Lo sport è una, come dire, dà una motivazione in più, no? Nello sponsorizzare un evento, perché comunque lo sport è un'attività importante per grandi e per piccoli. Sì. Importante quasi come il pesce, no? Sì, poi il Pesce Azzurro a maggior ragione, omega 3, fa bene alla salute, quindi. Infatti. Va bene, ringraziamo il Pesce Azzurro, grazie ancora. Luca. Ringraziamo anche Sportivissima di Termini Imerese, che non so se si trovano ancora qui. Attivissima Termini di Imerese, Sportivissima, vabbè, saranno anche attivissimi, penso. Infatti. Abbiamo concluso. Allora, volevo chiedere anche a Bruno di raggiungermi qui per salutare gli amici a casa. Se lo troviamo, altrimenti... Maria, raggiungici tu per conto di Bruno, anche per te, mettiamoci a favore di telecamera per gli amici che ci seguono da casa su internet. Una giornata splendida, una manifestazione riuscitissima. Grazie a tutti quanti, sia soprattutto Acqua Verde che si è permesso questa giornata possibile, anche a tutte le altre palestre appunto che hanno reso possibile questa giornata, anche i nostri sponsor, non dimentichiamo ovviamente Pesce Azzurro, Pro Action, Pro Muscle e Xenius, che si è fornito anche con le attrezzatura per la zona funzionale. È stata una grandissima giornata, siamo stanchi tutti, però penso che siamo tutti soddisfatti, almeno questa è la mia sensazione principale. Grazie a tutti quanti. Assolutamente. Luca, battuta finale, sei sudatissimo, ti sei fatto in quattro anche tu, insomma. Sì, diciamo che la stanchezza adesso si sente, ora tra l'altro dobbiamo sistemare. Comunque non ci dimentichiamo di ringraziare soprattutto tutti i ragazzi, gli sportivi che hanno partecipato, a livello agonistico, non,
mettendo da parte rivalità, comunque tutti insieme, appunto uniti per lo sport, abbiamo fatto una grande manifestazione. Speriamo che siano le basi per poter creare qualcosa di grande. Ve lo auguriamo di cuore. Ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo allora. In bocca al lupo, buon allenamento, buono sport a tutti. Grazie.